Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi mostro il video del test ride della Triumph 1200 Rally che ho provato questa settimana. Purtroppo il video non è accompagnato dall'audio originale perché non è stato registrato, non so perché. Non è stato registrato, forse la GoPro era un po' scarica e non ha registrato il microfono esterno. Quindi farò un po' di voice over. Penso che sia anche meglio così perché così posso andare a farvi una descrizione un po' più a freddo invece che la prima descrizione a caldo. Comunque, non è una descrizione super tecnica, andrò a dirvi un po' quelle che sono state le mie impressioni e niente, ci vediamo dopo per i saluti. Eccoci con questo test ride di questa bellissima Triumph Tiger 1200 Rally, una moto che già dai primi istanti dà una sicurezza di guida e una stabilità davvero eccezionale e comunque una moto, diciamo, top di gamma che si può affiancare benissimo a moto del calibro di BMW GS 1250 e Ducati Multistrada e tutte le Maxi Enduro. Molto bello lo schermo TFT dove si può andare molto agevolmente a cambiare le mappature che sono tre, Sport, Rain e Road. In più c'è la modalità Rider che è quella personalizzabile. Ecco, oltre andare a cambiare tutte le mappature che si vuole, possiamo andare da questo computer di bordo, diciamo, anche a cambiare tutti quelli che sono i settaggi della moto, ad esempio le sospensioni, noi possiamo andare a regolare le varie tarature. Sospensioni che vi ricordo che su questa moto sono semiattive e che in base al peso del pilota e ai vari carichi che mettiamo va ad impostare in autonomia appunto un po' la bilanciatura delle sospensioni. Cosa davvero molto interessante. Devo dire che mi ha impressionato molto la maneggevolezza e la facilità di guida di questa moto che ha un peso molto molto ben bilanciato. Infatti davvero la moto durante la marcia, durante la guida sembra molto molto leggera e agile. Soprattutto questa moto presenta anche il cambio elettronico sia a salire che a scalare, un cambio a cui io personalmente non sono abituato perché ho sempre avuto moto con cambio meccanico e quindi l'ho usato poco, però quelle volte che l'ho usato sicuramente è tutta un'altra cosa rispetto a un cambio appunto meccanico ed è davvero molto morbido e molto pronto a cambiare appunto marcia. Anche comunque andando a utilizzare la frizione il cambio si presenta davvero un burro e comunque di ottima qualità come appunto queste moto ci hanno sempre abituato. A livello di smorzamento delle asperità e delle varie buche per la strada, diciamo che è ottimo perché sia buche che dossi che tutte le altre tombini, eccetera, si sentono davvero poco
E questo per una moto che fa anche fuori strada è sicuramente un'ottima cosa. Quindi sospensione davvero qualitativamente al top, ma appunto questa moto è una moto top di gamma, quindi non ci si può aspettare che prestazioni e componenti di altissimo livello. Anche in mezzo al traffico si comporta comunque molto bene, data la sua maneggevolezza, che lascia davvero sbigottiti, data la sua anche imponenza come moto 1200, e davvero lascia senza parole la facilità di guida di questa Tiger 1200. È davvero un'ottima guidabilità e maneggevolezza. Passiamo al tasto dolente, che è quello del prezzo. Andiamo più o meno a 20.000 euro per la versione base. Questa versione che sto provando, che è la Tiger 1200 Rally Pro, viene attorno ai 22.700 euro. Sicuramente prezzo importante, prezzo da top di gamma. Starà comunque a noi poi scegliere se appunto acquistare una moto del genere oppure andare a acquistare una moto magari con un po' meno di elettronica. Faccio un esempio: Suzuki V-Strom, che ha un po' meno di elettronica e il prezzo è un po' più contenuto. Quindi sicuramente moto validissima, top di gamma, come si dice, con tutto il pacchetto elettronico, davvero, che per chi piace l'elettronica e piace comunque avere questo tipo di assistenze, è sicuramente una moto al top di quello che possiamo aspettarci. Quindi ragazzi, moto promossa anche da parte mia, e niente, grazie ancora e a dopo. Eccoci qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, un pollice su. Mi scuso per l'audio che non è uscito, però vabbè, capita ogni tanto in questo, diciamo, lavoro che qualcosa non vada bene. L'importante è recuperare, e spero che comunque vi sia interessato questo video. Io vi ricordo, ragazzi, di mettere un bel mi piace, appunto, se vi è piaciuto il video, o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora e ciao ciao!